Andrea, perché mi fai questi gesti strani, Andrea? No, non sono Andrea, sono Andrea. Paolo. Andrea, perché mi fai? Sono Paolo che se la ride sotto i baffi rasati. Fai venire qua Andrea, per favore, il mio assistente. Tosto, noi a Gingin Radio, la Giaggio Junk. Anche noi danno degli omofobi perché ci infiliamo le bottiglie nell'ano, pensa. Ma invece quello è l'usanza dei veri rockers. Grande Andrea, tornato dopo un viaggio lunghissimo a Pagliacciolandia. Allora, sono diventato bravissimo col cazzocottero. Adesso riesco a sorvolare 4 metri in lunghezza. Grande. Sì, adesso, però il problema è che mi si è allungato in maniera spropositata il pene. Grande, grande. Perché a furia di farci l'elicottero. Senti, ma Andrea, ma nel senso, hai ancora qualche relazione con i pagliacci, sta roba qua? No, in sto periodo frequento solo minatori. Come? Perché? Non lo so, perché il nano Silver mi ha dato un paio di consigli. Mi ha detto, quando i pagliacci comunque prendono confidenze è sempre meglio. Sì, prossimo. Cioè, adesso vai, ti fai un minatore. Adesso esco con i minatori che sono gente tosta. Gente tosta da frequentare, persone alla mano, tante mani. Tante mani. Tantissime mani. Ce l'hai dappertutto a un certo orario. Sì, immagino. Ieri mi hanno portato nel loro locale, la miniera. Lì sì, mi hanno legato. Bello, tosto. Scopato in 16. Sembra di sentire che ti hanno scopato in 16. Così detto? No, questa è la canzone, mi hanno scopato in 16. Sai che sto preparando il nuovo album? Come si chiama? Mi hanno scopato in 16. Ah, è la canzone del titolo all'album. Come mai? Mi sto prendendo ispirazione. Di cosa parla questa canzone? Di un gruppo di minatori. C'è una storia inventata, no? Sì. C'è questo gruppo di minatori che rapisce questo rocker, lo chiude in una miniera, poi a turno picconi, cercano l'oro, pale sulla testa, cose. Poi c'è, cioè, alla fine finisce che lui si innamora di un minatore. È tosto. Ma sentiamo cosa ne pensa Aldo. Aldo è veramente il numero uno dei rocker del mondo. Sugli spalti in questo momento. Sono andata al cinema a vedere il seguito del signor 15 palle. Il signor 7 cazzi e mezzo. Grande, tosto. Allora, amici, abbiamo un blocco nuovo dedicato proprio a Aldo. Aldo è un grande ascoltatore, uno veramente violento. Mai fatto uno mai che proprio va a farissere in concerti. No. Limona e Kiss. È uno che si ficca bottigliate nell'ano, cioè uno veramente tutto giacca di pelle, chitarre contro il muro. Vai, Massimo Napolo proprio. Grande, tosto, tosto. Andrea, vuoi dire qualcosa al nostro amico Aldo? Prima che ci colleghiamo con The Real Aldo. Che puzza di brutto. Cioè, Aldo, fammi una cortesia, cioè. Riesco. Sono i fanghi di Guam. Sì, ho capito, puzzano un po', sono pesanti. Andrea, ti vedo un po' spento oggi, eh? Poi non ci hai detto un cazzo del ciclamino, del pagliaccio. Ma queste storie qua non te le posso dire per adesso, perché ci sto facendo un libro. Ma prima di chi? Io e il mio ciclamino. Che un po' parla di mestruazioni e un po' parla di pagliaccio. No. E allora facciamo una cosa, ci colleghiamo con The Real Aldo. Ciao, mio ascoltatore numero uno al mondo, è il momento di The Real Aldo. Ieri ho usato la Red Bull al posto dell'acqua per farmi il caffè. Minchia, adesso vedo i suoni. Stanotte la mia ragazza mi ha sussurrato scopami come un uomo. Allora gliel'ho messo nel culo e ho cominciato a chiamarla Sergio. Quando mi sembra di non servire a un cazzo penso a questo. Esistono le cover per Nokia Phone. Quando mi arriva un messaggio su WhatsApp aspetto sempre un po' a rispondere, così faccio finta di avere una vita. Ma che cazzo di senso ha preordinare un album su iTunes? Mica si esaurisce. Alla mia fidanzata non importa se mi depilo il pube, però ieri mi sono rimasti i peli del cazzo incastrati nel suo apparecchio. Ho visto Twilight, vi racconto la trama. Una tipa depressa non sa se scoparsi un cane o un cadavere. È così, basta. A volte quando ho un'erezione faccio finta che il mio uccello sia un cambio. E poi gioco a fare quello di Top Gear. La cosa più brutta del mondo è masturbarsi e vedere la tua faccia riflessa nello schermo del computer. Che brutto! Se Pac-Man avesse la barba corrisponderebbe ai peli del cazzo. Non dimenticate di usare i goldoni, è per quel motivo lì che abbiamo perso Freddie Mercury e ci ritroviamo Justin Bieber.
Ho postato per sbaglio una foto porno su Facebook. Ho preso un mi piace da mia madre. Bello! Tosto! Grande Aldo! Spin-off! Veramente tosto, tostissimo. Allora, ragazzi, siamo arrivati. Aspetta, che no, devo smettere. Torna l'omofono di merda. Troglodita. Qui c'è uno che ruba i sordi, ma signori. Non è vero, ma basta. Ricordate, l'hashtag del giorno è Luca Alba ruba i sordi. Poverino. Vergognati. No, appunto, merda, vergogna, fai schifo. Che schifo. Che l'hai inventata? No. Purtroppo è vera. No, però non l'ho fatto con cattiveria. Non l'avevo capito. Ma come fai a non capire? Ubriaco come lo schifo. Ma scusate, del fatto che si è arrabbiato 20 aste per il selfie a un cingalese. Nessuno se ne è proprio... No, se lo merita. Ma no, perché, poverino? Ma scuola, 15 euro, dai cinesi a 5. Ma che cagare, mi vuoi fare? Ha fatto giustizia su Barri. 800 euro a palmiere. Sono 80. No, no, 800. Tipo, basta. Ti ha dato due gambe? Sì, dato? Sì, due, sì, è stato due bravo, gambe. Bravo, ho preso due e mezzo, fammi bravo. 50 euro, posso mangiarmi le unghie? Madonna. Ti ci vogliono Giova Liga Pelù che fanno cancellare il debito. Ah. Pensa che mi ha regalato un giorno in un posto dove fanno, un mio amico, dove fanno i trattamenti. Ti faccio la manicura, io, sei scema, e domani che cazzo mai? No. Ha fatto la prima battuta in onda! Ragazzi, grazie a Pippo Palmieri! Grazie Gianni! Grazie a Poppy Poppy! Ciao Luca, vergognati! Brava, diglielo Poppy! Perché? Alan Caligiuri! Fai la capolista! E grazie a Fabio Lisei! Siete. Grazie a Luca! Grazie amici! Grazie a Paolo Noise! Grazie a Marco Mazzoli! Ingenio! Bisogna dormire, sono distrutto! Un'altra scena dobbiamo girare! Devo andare adesso! Ancora! Sì. Basta! Da Mazzoli è tutto, grazie alla cumpa di Vieturati e soprattutto alla grande famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo domani, sono morto, basta, andiamo, vai, vai, vai. Volevo dire una roba a mio cugino Davide Kubrick, hai rotto i coglioni, cioè chiudilo sto film, basta adesso. Va bene, dai, allora andate a vedere il film, ci sarà una scena di nero che è quella che doveva girare oggi. Tre secondi così di nero. Affanculo.